Rivoluzione del traffico a partire da domenica lungo le mura dei Salesiani e nel quartiere Rione Giallo. Tutto parte dalla decisione di invertire il senso di marcia in mura Diamante Torelli. Dall'incrocio del Ponte delle Grazie sarà quindi da domenica possibile risalire le mura per poter usufruire meglio dei parcheggi lungo la strada e all'interno del complesso dei Salesiani, velocizzando da una parte il semaforo, ma dall'altra, secondo molti residenti e commercianti della zona, andando a creare non poche situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto durante le prime fasi di ambientamento. Il cambio del senso di marcia in mura Diamante Torelli porterà con sé uno sconvolgimento dei sensi unici di tutte le altre vie, a cominciare da via Baroncini, che non potrà più essere imboccata da Corso Saffi, ma vedrà i veicoli scendere giù da mura Torelli, sfociando nel corso. Altra situazione di potenziale pericolo, soprattutto per i pedoni, segnalataci da molti residenti. Al termine di mura Diamante Torelli, via del Carmine, oggigiorno senso unico da imboccare da via Bondiolo, subirà un nuovo sconvolgimento dopo i continui cambi di senso di marcia degli ultimi anni, diventando una via a doppio senso, sulla quale è già presente la segnaletica di pericolo per il senso unico alternato. Di conseguenza, cambierà il senso di marcia anche in via Sant'Agostino. Provenendo da Corso Matteotti, non si potrà quindi più raggiungere direttamente via Bondiolo, ma si dovrà girare a destra in via Ceonia e, attraversando il parcheggio del Rione Giallo, raggiungere via Bondiolo. In questo modo, da via Bondiolo e da via del Carmine, si potrà accedere in via Sant'Agostino, percorrere con direzione Corso Matteotti i primi metri della strada e poi girare a sinistra, raggiungendo più facilmente il parcheggio. Diventerà invece a doppio senso di circolazione via Muro Gioco del Pallone, nel breve tratto compreso fra via del Carmine e il Civico 32, per facilitare l'ingresso e l'uscita dei veicoli del nuovo complesso ristrutturato di Sant'Umiltà, mentre da via Ceonia al numero 32 si conserverà il senso unico di marcia. Infine, verrà chiuso al traffico lo svincolo di congiunzione di Mura Torelli con via Renaccio, che oggigiorno permette la svolta veloce a destra senza bisogno di fermarsi al semaforo, e verrà invece installata la segnaletica orizzontale verticale per evidenziare il nuovo obbligo di stop in via San Giovanni Bosco all'incrocio con via Baroncini e Mura Torelli. Federico Lega, per Faenza Web TV.